Occhi puntati sul mercato, la società dell'Enel Basket è al lavoro per allestire il nuovo roster che dovrà affrontare la prossima stagione di Lega 1, con l'intento di trattenere Gibson, il cui contratto è in scadenza per il prossimo 30 giugno, fa i conti con il budget per contrastare le numerose offerte che stanno arrivando all'indirizzo del forte giocatore californiano. La concorrenza è agguerrita, ma Brindisi punta sull'armonia e l'intesa che si è creata tra il giocatore e la società in queste ultime settimane. Settimane che hanno visto la squadra conquistare con orgoglio la massima serie. Una volta che Gibson avrà deciso, la dirigenza potrà muoversi con più serenità. Intanto dovrebbe essere sulla strada della riconferma Capitan Doyle, un giocatore che si è dimostrato proprio durante i playoff determinante per la squadra. Doyle ha saputo dare grande serenità ai compagni. Accanto a lui, tra i riconfermati, dovremmo poter vedere anche Borovniak, Zerini, Formenti e Callan. Quest'ultimo, considerato italiano, dovrebbe restare se si adotterà il modello 5 più 5, ossia 5 italiani e 5 extracomunitari. In caso contrario, se si decidesse per il 5 più 4 più 3, ossia 5 comunitari, 4 italiani e 3 extracomunitari, potrebbe non esserci posto per lui. Ma non solo, neppure per Marco Giuri. Tutto sarà quindi da rifare. Ora si attende quindi la decisione di Gibson, poi si vedrà. Una cosa è certa, la società vorrà muoversi sul mercato il prima possibile. La massima serie è tutt'altra cosa della A2 e sul parquet si avrà bisogno di un roster decisamente differente.